San Pietro Avellana potrebbero essere più di 25 i cani da tartufo avvelenati, ora a rischio la fauna selvatica. Daniele Esaia è il nuovo presidente della provincia di Isernia, il sindaco di Agnone prevale sull'uscente Ricci, decisivo il voto ponderato. Roberti completa la squadra di governo, Vincenzo Niro, nominato sottosegretario alla presidenza della giunta regionale, potrebbe non essere l'unico. Secondo un rapporto dell'Istituto Superiore della Sanità, Molise è al primo posto per casi di obesità. Le cause: scarsa educazione alimentare e mancata prevenzione. A Venafro si è chiusa ieri la Due Giorni del Festival d'autunno, un'iniziativa all'insegna dell'aggregazione delle tradizioni e della cultura. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di TV Molise, telegiornale che apriamo con la politica. Il presidente della giunta regionale, Francesco Roberti, ha nominato Vincenzo Niro sottosegretario alla presidenza della giunta regionale. Si chiude così la squadra di governo, anche se, come comunicato più volte dal presidente Roberti, a breve partirà l'iter per la modifica dello statuto che prevederà il doppio sottosegretario e i consiglieri delegati. Pertanto, al termine dell'iter, che dovrebbe avvenire entro il prossimo anno, sarà nominato un'altra figura in giunta, presumibilmente Roberto Di Baggio. Intanto a Vincenzo Niro, ex presidente del Consiglio e assessore, non sono state assegnate deleghe, ma nel decreto si precisa che dovrà partecipare alle sedute di giunta, anche se senza diritto di voto, rappresentare il presidente Roberti su sua delega espressa, rispondere su delega ad interrogazioni davanti al Consiglio regionale. E continuiamo ad occuparci di politica. Il sindaco di Agnone, Daniele Saia, candidato del centro-sinistra, eletto nuovo presidente della provincia di Isernia, ha sconfitto l'uscente Ricci. Ieri sera la nostra emittente ha seguito lo scrutinio con una diretta Facebook, raccogliendo il commento a caldo del vincitore. Alla fine a spuntarla è stato Daniele Saia, il sindaco di Agnone, con il 53,2% dei voti, il nuovo presidente della provincia di Isernia, sconfitto l'uscente primo cittadino di Venafro, Alfredo Ricci, 600 gli amministratori chiamati alle urne, affluenza attorno all'82%, voto ponderato in base al numero degli abitanti. Se Ricci ha ottenuto più voti nei piccoli comuni e nei centri più grandi, Isernia e Venafro, l'ago della bilancia sembra essere stato proprio Agnone, che ha votato quasi compatto per il suo primo cittadino. Ma sentiamo le dichiarazioni a caldo del neo presidente. Consentitemi di ringraziare in particolare il consigliere di minoranza di Agnone, Agostino Iannelli, al quale va davvero un grosso abbraccio, così come a tutti quei consiglieri di Isernia e dei piccoli comuni, come ho detto poco fa, ai quali sarà prestata la massima attenzione per l'elaborazione di un progetto, di una Camera dei Comuni e di un progetto di sviluppo, di un nuovo sviluppo della provincia di Isernia. Se lo aspettava, Saia? Diciamo che eravamo cautamente ottimisti e quel cauto ottimismo è stato rispettato. Come Campobasso, la stessa cosa, su un territorio di centrodestra vince il centrosinistra, l'analisi politica qual è? Perché? Perché è successo? Ma è successo perché i territori sono una cosa diversa. Secondo me, al di là dell'appartenenza politica, valgono anche altri valori che sono quelli di amicizia, di conoscenza e, ripeto, come ho detto poco fa, di lealtà e di mantenimento delle promesse, che forse qualcuno non ha mantenuto. Poi ognuno risponde alla propria coscienza, sempre per quello che dice e per quello che fa. Lei, sindaco di Agnone, la prima cosa che farà come presidente della provincia di Isernia qual è? Io credo che sarà un importante segnale andare subito a Castel Pizzuto, a Frosolone e a Belmonte del Sannio, che sono le tre principali criticità della provincia di Isernia per quanto riguarda le infrastrutture. Onorerò il mio mandato nel rispetto di quelli che sono i ruoli delle istituzioni, cercherò di farlo nel migliore dei modi, nell'interesse di tutti i cittadini della provincia di Isernia, così come stiamo facendo per i cittadini agnonesi. E il presidente uscente Alfredo Ricci commenta la debacle nel centrodestra. È mancato l'impegno di qualcuno, bene invece a Isernia e Venafro. L'intervista allo sconfitto del direttore Enzo Di Chetano. Federici, allora i suoi amici l'abbracciano, intanto qual è il suo giudizio dopo quello che è accaduto? Che cos'è che le è venuto meno?
Ma guardi, se guardo il dato ad esempio di Isernia Venafro, che poi è il risultato che ha un significato maggiormente politico, potrei dire che non possiamo lamentarci, in quanto se sommassimo soltanto la maggioranza al comune di Venafro e la minoranza al comune di Isernia, quindi quelle che erano in partenza le posizioni che potevano in qualche modo convergere sulla mia candidatura, avremmo dovuto avere 23-24 voti, ne abbiamo ottenuto 27, quindi da un punto di vista politico abbiamo ottenuto più di quello che era il nostro dato di partenza su Isernia Venafro. È chiaro, su Agnone c'era il peso del voto ponderato che si è fatto sentire, è mancato qualcosa rispetto a quello che doveva essere il dato di partenza su Ad Agnone Agnone. il centrodestra praticamente una debacle clamorosa. Diciamo che ci sono stati 3 voti, in teoria dovevano esserne di più, se avessimo dovuto guardare al dato di partenza. Sui piccoli comuni c'è stato un bellissimo risultato da parte nostra, e questo sicuramente una bella soddisfazione anche per il lavoro fatto in questi anni. Se guardo l'equilibrio tra i due dati, dico che lì dove noi siamo intervenuti e abbiamo chiamato, c'è stata una risposta. Probabilmente non tutti sono intervenuti e hanno chiamato. Non tanto per il dato dei piccoli comuni ottenuto da me, quanto per quello ottenuto da altri. Allora, probabilmente ci sarebbe dovuto stare un distacco maggiore se ci fosse stato un impegno corale. Beh, su Agnone un paio di voti l'avrebbero fatta vincere, un paio di voti ponderati su Agnone. Potevano essere su Agnone, poteva essere un distacco maggiore sui piccoli comuni, poteva essere qualcosa in più sui serbi, sicuramente. Secondo lei il centrodestra ha avuto quello che sperava di avere o ha avuto qualcosa in meno? Il centrodestra che si è impegnato su questa candidatura, in questa campagna elettorale, ha avuto il massimo che poteva ottenere. Quindi c'è un centrodestra che se ne è lavato le mani? No, non lo so, questo lo valuteremo. Io so, diciamo, ho visto che sicuramente una parte si è impegnata maggiormente. Misteri del sistema elettorale delle province, 305 amministratori votano per Alfredo Ricci, 196 per Daniele Saia, ma quest'ultimo vince grazie al voto ponderato al centrodestra. Sono mancati 2 voti ad Agnone, voti che hanno fatto la differenza. Il commento a caldo di Enzo Di Gaetano nell'intervista mandata nel corso della diretta elettorale di TV Molise. Direttore, ci siamo, finito lo scrutinio. Daniele Saia, nuovo presidente della provincia di Isernia, Alfredo Ricci, esce da questa battaglia elettorale sconfitto. Allora, direttore, qual è il primo commento a caldo di quello che è accaduto oggi qui nel Palazzo di Via Verde? Ma all'inizio della trasmissione, della nostra trasmissione di TV Molise, avevo detto che numericamente Saia era in vantaggio, cioè se avessero votato tutti gli amministratori di centrosinistra delle rispettive amministrazioni, di quelle grosse, insomma, Isernia, Venafro e Agnone, avrebbe vinto Saia perché i numeri erano a suo vantaggio. Se invece il pronostico politico vedeva in testa Ricci, infatti i piccoli comuni ha vinto Ricci, poi alla fine quello che è stato determinante è stato il voto di Agnone con 13 voti per Saia e 3 per Ricci, lì Agnone. Praticamente Ricci, Saia ha vinto la partita a Agnone, perché poi tra Isernia e Venafro Ricci se l'è battuta bene, 24 al 22, insomma, ha preso qualche voto in più Ricci tra Isernia e Venafro, mentre su Agnone il centrodestra è stato praticamente azzerato, e quindi questa elezione l'ha vinta su Agnone, Saia, l'ha vinta su Agnone. Ecco, però c'è un dato politico da quello che ci dici, direttore, che deve far riflettere, nel senso che poi alla fine il centro-sinistra in realtà è uscito sconfitto a Isernia. Sì, il centro-sinistra ci deve sconfitta Isernia, perché Isernia, no, Isernia e Venafro, quelli vanno insieme, quindi non è che si può capire che è successo, però tra Isernia e Venafro il centro-sinistra non ha preso tutti i voti che doveva prendere, sì, è vero. Però non ce l'hanno fatta a contenere il gap di Agnone, che è praticamente stato determinante, 13 voti contro 3 Agnone. Secondo te ci saranno delle ripercussioni sia nel centrodestra che nel centrosinistra dopo questa elezione provinciale? Che cosa accadrà? Ma no, credo che lo stesso discorso di Campobasso, cioè anche lì ha vinto Pucchetti del centro-sinistra, qui ha vinto Saia del centro-sinistra. Sono elezioni particolari dove votano gli amministratori, non hanno nessuna rispondenza con il trend elettorale che vede il centro-destra in largo vantaggio nella regione Molise e in provincia di Isernia. Qui votano gli amministratori e poi alla fine si fanno piacere l'uno con l'altro. Non è un voto politico, questo voglio dire, è
un voto particolare, infatti si chiama voto ponderato, dove per esempio il voto di Agnone o quello di Isernia vale, quello di Agnone addirittura vale 50 volte quello di un piccolo comune, perciò sono discorsi che non si possono fare. Ecco, abbiamo sentito a caldo Daniele Saia, ha detto interverremo subito sulle infrastrutture, Castelpizzuto, Frosolone, Belmonte, sono queste le priorità che dovrà affrontare il nuovo presidente? Sì, beh, io penso che Saia sarà un buon presidente, viene da Agnone, diciamo è un paese dell'interno del Molise centrale, quindi credo che alla fine Saia sarà un buon presidente, rappresenta il territorio, rappresenta comunque, è comunque un molisano, è comunque diciamo così, risponde in pieno a quello che può essere un amministratore di un centro molisano. Non darei un giudizio negativo, anzi gli faccio tanti auguri al presidente Saia. Ricci si è difeso bene, certo i numeri, te l'avevo detto, il pronostico numerico era per Saia e alla fine hanno vinto i numeri. Bene, allora chiudiamo qui questa sì, questa diretta. Avete visto TV Molise che vi dà tutto in diretta, tutto in dove succedono i fatti, lì siamo noi. E infatti direttore, scusami, ora stanno aprendo lo spumante e facciamo vedere lo spumante. Ecco il brindisi. Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi sulla statale 17 in territorio di Pesche. Un'auto che viaggiava in direzione Isernia ha urtato violentemente contro uno spartitraffico posto all'altezza di uno svincolo. Feriti due giovani, un uomo e una donna, che hanno fatto ricorso alle cure mediche dei sanitari del 118 di Isernia e Venafro. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia stradale. Gli agenti hanno effettuato i rilievi e stanno indagando sulle cause del sinistro. E un grave incidente si è verificato sabato scorso lungo via 24 maggio a Campobasso, dove un'auto e una moto si sono scontrati per cause in fase di accertamento. Ad avere la peggio, un 51enne alla guida del mezzo a due ruote è rimasto ferito gravemente, soccorso dai sanitari del 118 arrivati sul posto. Il centauro è stato trasportato all'ospedale Cardarelli, dove si trova ricoverato nel reparto di rianimazione. I medici ancora non sciolgono la prognosi. E ora ci occupiamo di San Pietro Avellana, potrebbero essere più di 25 i cani da tartufo avvelenati, ora a rischio la fauna selvatica. Tra le esche rinvenute, nelle prossime ore l'indagine tossicologica. Sì, grazie. Ci troviamo nel piazzale dove sabato mattina si sono ritrovati i cavatori di tartufo con i loro cani che sono stati avvelenati proprio qui dietro in questo bosco che vedete alle mie spalle. Un titolare di un'attività commerciale proprio in questo piazzale ci ha detto che in genere qui ogni giorno c'erano decine e decine di fuoristrada di cavatori di tartufo. Mentre oggi abbiamo trovato il piazzale completamente vuoto, tutti i boschi di San Pietro Avellana sono stati interdetti, nessuno ha accesso, ci sono i carabinieri forestali che stanno effettuando le indagini, ci sono ulteriori novità anche sul numero dei cani che sono stati avvelenati. Prego la regia di mandare il servizio e poi restituisco la linea allo studio. È una corsa contro il tempo per bonificare l'area dopo i cani avvelenati. Ora si teme per gli animali selvatici. Volpi, lupi, cervi e persino orsi, quei boschi di San Pietro Avellana, sono caratterizzati da una ricca biodiversità. I cani cinofili dei carabinieri forestali stanno ancora setacciando l'ampia area naturalistica a confine tra Abruzzo e Molise. Al momento sono 3 le esche rinvenute che hanno provocato la morte di numerosi cani da tartufo. Secondo una stima aggiornata dovrebbero essere più di 25. I carabinieri del nucleo investigativo ambientale forestale di Isernia e i colleghi della locale stazione stanno indagando per individuare i responsabili. Sul posto anche i carabinieri forestali del PNALM e il nucleo cinofilo antiveleno di Frosolone. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti. Il quadro indiziario potrà essere più preciso dopo le analisi tossicologiche che saranno effettuate nelle prossime ore dall'Istituto Zooprofilattico di Isernia. Potrebbe essere stato utilizzato veleno per lumache o stricchiato
strichnina mischiata ad altre sostanze nocive. Al momento sono tante le ipotesi. Il gesto sembra essere collegato alla raccolta e al commercio del tartufo. L'unica certezza che si ha è che gli autori abbiano agito con il chiaro intento di provocare più danni possibili. Non è un caso che l'episodio sia avvenuto nel fine settimana, quando maggiore l'affluenza dei cavatori, e la zona colpita è famosa per il pregiato tubero bianco che si raccoglie proprio in questo periodo. Su tutta l'area vige ancora l'ordinanza del sindaco Simona De Caprio, che ne ha disposto l'interdizione. Un danno inestimabile non solo a livello economico ma anche naturalistico e non da ultimo morale. Queste le dichiarazioni del primo cittadino raggiunto telefonicamente. Anche lei era presente sabato mattina davanti a quel distributore di benzina quando dalla montagna intorno alle 7 cominciavano a scendere i primi cavatori che con le lacrime agli occhi tentavano disperatamente di salvare cani agonizzanti. Immagini raccapriccianti, messaggi di solidarietà e di condanna sono arrivati da tutta Italia. Ci auguriamo che i colpevoli vengano individuati il prima possibile, ci ha detto il sindaco. Chiediamo giustizia per un gesto vile che ha lasciato senza parole un'intera comunità. Forza Italia si è conclusa tra la Tre Giorni Etna 2023, organizzata a Taormina dal coordinamento provinciale di Catania e dal suo coordinatore Marco Falcone, assessore dell'Assemblea regionale siciliana. Presenti per il Molise una delegazione del Movimento Giovanile, capitanata dal suo coordinatore regionale Liberato Matticoli, dalla sua vice Maria Pia Felice, dalla responsabile regionale dell'organizzazione e logistica Francesca Scafuti e dal coordinatore provinciale di Isernia, responsabile del Dipartimento regionale giustizia, Placido Guglielmo. Come coordinatore regionale ho portato i saluti della mia terra, Chiosa Matticoli, che aggiunge: momenti di discussione e confronto del genere sono indispensabili per tessere, grazie al confronto con altri territori, politiche comuni di sviluppo e di crescita socioculturale dell'intero paese. Ci spostiamo a Venafro, si è chiusa ieri la Due Giorni del Festival d'Autunno, un'iniziativa all'insegna dell'aggregazione, delle tradizioni e della cultura. Ci spiega tutto Domenico Marzocchella. L'autunno dai colori meravigliosi e deliziosi sapori. L'autunno, stagione da riscoprire. A Venafro hanno fatto di questa considerazione un programma all'insegna dell'aggregazione e della festa. Nella centralissima piazza Porta Nuova ieri si è conclusa la Due Giorni del Festival d'Autunno. L'iniziativa, ideata e organizzata dall'Associazione Culturale Città Nuova. Il tema dell'autunno di questa meravigliosa stagione a 360 gradi. Abbiamo voluto fare una proposta che riguardasse sia la parte artistica, con eventi musicali dal vivo, live praticamente per i due giorni, eventi strettamente ludici che riguardano l'animazione per i bambini, insieme soprattutto alla riproposizione di giochi vecchi, giochi popolari, locali, dove ci saranno tante squadre che già si sono accreditate per fare questi bellissimi giochi di una volta. Poi abbiamo voluto dare anche spazio ovviamente alla parte culturale. In questo ambito, attenzione dedicata al territorio con momenti all'insegna della riflessione e dell'approfondimento. Paesaggi rurali, una risorsa per il territorio. Il titolo è tema di uno dei convegni incentrato sul Parco Regionale dell'Ulivo di Venafro. Tra i relatori Cesareo Troia, vicepresidente nazionale di Città dell'Olio, oltre che assessore del Comune di Andria in Puglia. L'olio non rappresenta in sé per sé solo un alimento, ma rappresenta un valore identitario di un territorio, e quindi i centri storici rurali rappresentano, come dire, un'identità del territorio stesso. Quell'olio di quel territorio mette in moto una serie di attività e di azioni fondamentali: turismo, sviluppo economico, paesaggio, agricoltura, e quindi noi siamo fortemente concentrati alla valorizzazione e all'identità di quei territori che fanno dell'olio extravergine d'oliva di qualità. Giovedì prossimo 23 novembre, per urgenti lavori di manutenzione da eseguirsi sulla rete di Corso Risorgimento a Isernia, dalle ore 9 circa sarà temporaneamente interrotto il flusso idrico alle utenze in diverse aree centrali della città. Il ripristino dell'erogazione, fa sapere la Grim, avverrà presumibilmente alla chiusura dei lavori in tarda mattinata dello stesso giorno, salvo imprevisti. Il Comune di Campobasso ha aderito alla settimana europea per la riduzione dei rifiuti. C'era per noi Francesco Adamo.
Presentazione in piazza Vittorio Emanuele II della SER 2023, settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Il Comune di Campobasso ha aderito all'iniziativa ed in quest'ambito partecipa a due campagne, Non farti imballare ed il Flash Mob, uno tsunami di plastica. Comune di Campobasso, la nostra amministrazione aderisce ormai da sempre con un cartellone ricco di eventi e anche quest'anno che mette al centro la SER, mette al centro proprio il tema del packaging, quindi degli imballaggi derivanti dalle nostre scelte d'acquisto. Quello che vedete alle mie spalle è il flash mob che l'amministrazione ha voluto organizzare, una piccola provocazione riempiendo la nostra fontana di Piazza Vittorio Emanuele con la plastica derivante dalla raccolta differenziata. È un po' il senso che se noi perdiamo di vista i rifiuti prima o poi ci invadono e arrivano a casa nostra, ecco perché abbiamo voluto portarli al centro della città, perché non basta tenerli lontani nell'impianto in discarica, i rifiuti ci avvolgono ormai le nostre vite dappertutto. E rifiuti che non nascono per caso, non piovono dal cielo, ma sono il frutto delle nostre abitudini, spesso cattive, e che dobbiamo necessariamente imparare a cambiare, quindi la settimana per la riduzione dei rifiuti vuole proprio questo, prima la riduzione del rifiuto piuttosto che parlare successivamente di riciclo. La riduzione è la priorità assoluta e ce lo ricorda anche l'Unione Europea. Ed è tornato oggi in aula davanti ai giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma il caso di Serena Mollicone in seguito alla riapertura del processo per l'omicidio avvenuto ad Arce ormai 22 anni fa e per il quale non esiste ancora una verità giudiziaria accertata. In primo grado il Tribunale di Cassino fece cadere le accuse per i 5 imputati, il maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, la moglie Anna Maria e il figlio Marco, accusati di omicidio per il luogotenente Vincenzo Quatrale, a cui è contestato il concorso in omicidio, e per l'appuntato Francesco Suprano, accusato di favoreggiamento. Tra le varie richieste della Procura, quella di disporre una perizia sulla compatibilità del pugno di Franco Mottola con l'impronta sulla porta dell'alloggio nella caserma di Arce, dove Serena sarebbe stata aggredita sbattendo la testa contro la porta durante il processo. Però è emerso che mancherebbe il calco del pugno di Marco Mottola, nonostante sia stato prodotto durante il processo di primo grado. E il Molise è al primo posto in Italia per casi di obesità rispetto alla popolazione residente e si conferma tra le regioni con le maggiori difficoltà a trattare il problema. Il dato allarmante emerge dal report del sistema di sorveglianza a passi dell'Istituto Superiore di Sanità relativo al periodo 2021-2022. In Molise il 34,4% della popolazione è in sovrappeso, mentre il 15,3% presenta casi di obesità, un valore quest'ultimo ben al di sopra della media nazionale del 10,4%. Il problema, stando al report, deriva anche da una scarsa educazione alimentare e a una non adeguata prevenzione. La visionaria idea del movimento Comunità, fondato nel 1947 da Adriano Olivetti, ritorna a Castel del Giudice, ne parla nell'ambito della rassegna Radicalmente il docente universitario Giuseppe Iglieri. C'era per noi Domenico Marzocchella. Adriano Olivetti, industriale geniale e politico illuminato, sosteneva che il profitto aziendale dovesse essere reinvestito a beneficio della comunità. Allo scopo di mettere in pratica il suo ideale, nel 1947 fondò il Movimento Comunità. La sua rivoluzionaria idea di società si infranse contro il potere egemonico dei partiti allora dominanti, Democrazia Cristiana e Partito Comunista. Sebbene poco nota, quella esperienza, a distanza di quasi 80 anni, rappresenta un caso unico nella storia politica italiana. Ne scrive Giuseppe Iglieri, docente di storia contemporanea con esperienze di insegnamento, oltre che presso l'Università degli Studi del Molise, negli Atenei del Lazio Meridionale in Campania. Nel 2016 ricercatore presso la Columbia University di New York. Una riflessione sul suo libro nell'ambito di Radicalmente, la rassegna culturale di Castel del Giudice promossa dall'associazione Casa Frezza. La comunità di Adriano Olivetti è una comunità che in qualche modo riesce in un'epoca difficilissima, quella della ricostruzione italiana del secondo dopoguerra, a dare uno spunto di riflessione che coniuga
visione, sogno e innovazione. Attraverso questo testo che ricostruisce quell'esperienza ho provato in qualche modo a porre l'attenzione su alcuni nodi storici che riescono a eliminare quella patina di utopia spesso impropriamente attribuita alla vicenda olivettiana, che non è solo una vicenda industriale ma è anche una vicenda politica, sociale e culturale. È importante poter recuperare quella visione, quella capacità di prospettiva che ancora oggi noi vediamo solitamente in alcune realtà. Una tra queste è sicuramente quella di Castel del Giudice, che a partire dal 2017 ha avviato le cooperative di comunità, cosa che Adriano Olivetti costituì nel 1954 nel Canavese e anche a Terracina. Quindi quell'esperienza ritorna oggi in questo piccolo comune molisano. Bene, ora ci spostiamo al touchscreen dove Antonia Cristinzio ci aggiorna sulle ultime notizie dall'Italia e dal mondo. A te Antonia. Sì Antonio, vediamo insieme le notizie di questa sera. In evidenza sul sito di Sky TG24 il conflitto tra Israele ed Hamas, perché vicino l'accordo sugli ostaggi, dicono fonti palestinesi, una tregua potrebbe esserci già oggi, quindi sembra più vicino un accordo sui prigionieri. Fonti di Hamas affermano che già oggi scatterà una tregua, ma Israele smentisce. Il governo del movimento islamista ha annunciato che 13.000 persone sono state uccise nei bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza dall'inizio della guerra. Alcuni ostaggi rapiti da Hamas sono stati portati nell'ospedale Shifa, sotto il quale sono stati scoperti un tunnel e una sala comando dei miliziani. Lo ha reso noto Israele diffondendo un video a riguardo. Sull'Ansa si continua a parlare di Giulia Cecchettin, il PM che ha detto possibile il rientro di Filippo Turetta in una decina di giorni. Il procuratore capo di Venezia, Cherchi, ha detto è possibile per l'accettazione di tornare in Italia. L'ipotesi di reato è omicidio volontario. Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, ha detto: mia sorella appunto era buona ma non stupida e ingenua. Adiene Cronos, ancora cronaca, bimba scomparsa a Firenze, la madre di Cata accoltella connazionale in discoteca, denunciata dalla polizia per lesioni aggravate. Catherine Alvarez, la 26enne peruviana, mamma della piccola scomparsa a giugno, la vittima è stata portata in ospedale con 5 ferite tra volto e testa. TGcom 24, Avellino, si parla del caso della donna morta dopo aver mangiato una pizza. L'ipotesi ora è di avvelenamento accidentale. La procura sta approfondendo un'altra pista, la possibile contaminazione dovuta a fertilizzanti e fitofarmaci, una tossinfezione causata dalla manipolazione di sostanze chimiche utilizzate per la conservazione dei prodotti destinati all'agricoltura. Antonio, erano queste le notizie delle ultime ore. Grazie Antonia, e ora il meteo a cura di Pierino Coppola. Il meteo è offerto da Casa di Cura Villa dei Platani Malzoni di Avellino. Benvenuti al meteo di TV Molise. Vediamo nel dettaglio che cosa ci aspetta per la giornata di oggi, lunedì 20 novembre. La settimana si aprirà all'insegna di tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio. Tuttavia, dal pomeriggio è atteso un peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire dai territori occidentali, con la possibilità di lievi locali precipitazioni. Venti in rotazione dai quadranti sud-occidentali, mare poco mosso. Temperature: campo basso, minima 5, massima 15. Isernia, minima 7, massima 14. Termoli, minima 12, massima 18. Afro, minima 9, massima 14. Vediamo adesso che tempo farà per la giornata di domani, martedì 21 novembre. Per la giornata di domani la mattinata sarà contrassegnata da tempo instabile su tutto il territorio, con nuvolosità sparsa e compatta a cui si associeranno precipitazioni per lo più localizzate ad ovest della regione. Dal pomeriggio il maltempo diffonderà anche al resto del territorio, con possibili temporali sul litorale. Venti dai quadranti sud-occidentali, mare mosso. Temperature: campo basso, minima 10, massima 13. Isernia, minima 10, massima 15. Termoli, minima 14, massima 17. Benafro, minima 12, massima 16. Con il meteo è tutto, grazie per averci seguito. L'appuntamento è alle prossime edizioni del nostro telegiornale.